Buongiorno, anzi buonasera Harry De Luca. Grazie per essere con noi. Buonasera. Ci vedi? Mi vedi? Tutto bene? Un po' disastrato, vedo mezzo vecchio, ma comunque va bene, ti sento. Adesso un po' Entrando in meglio campo. forse. Ok, bene, Adesso bene, arrivo mi sposto un po'. al naso. Adesso ho preso il naso, sì, ti vedo. Ok, beh, sì, questo dialogo col volto è un dialogo molto levinassiano, quasi biblico, direi. Intravedere il volto dell'altro. Eccoci qua. Mi senti? Siamo in questi. Come ci ti sento? Sì, ti sento. Perfetto. Sono qui. Io volevo subito farti una domanda un po', come dire, entrare subito in medias res. Negli ultimi giorni, gli italiani sono stati visti come gli appestati, come coloro che bisognava emarginare, come coloro in un certo senso che facevano paura. Ed è una condizione che forse così su due piedi può essere utile per chi tende a respingere, per chi tende a distruggere, per chi tende a guardare soprattutto il proprio orticello e non riesce ad acquisire uno sguardo leggermente più ampio, non credi? Ho una sensazione diversa. Io penso che noi siamo stati un'avanguardia di questa disgrazia, di questo malanno, e che ci siamo, gli italiani si stanno comportando molto bene di fronte a questo malanno, e che in questo momento hanno addosso gli occhi interessati di tutto il mondo, perché noi oggi siamo una specie di esempio di come comportarsi e di come fronteggiare. E le altre nazioni, gli altri popoli, gli altri governi sanno che capiterà anche a loro, che sta capitando anche a loro e che noi siamo semplicemente in anticipo su di loro. Dunque siamo un esempio, abbiamo anche la responsabilità di essere esemplari, di essere una guida, una direttiva per contenere questo disastro. Cosa che ci sta riuscendo, insomma, faticosamente, per ora. In un certo senso hai la sensazione che questo momento possa essere anche un rinsaldante sociale, uno strumento per riconoscere più le somiglianze che le diversità tra italiani e in un certo qual modo riscoprire una certa fierezza dell'essere avanguardia, dell'essere esemplari, come dicevi prima. Beh, questo centro dell'attenzione non ce lo siamo cercati, ce lo siamo trovati e dunque ci stiamo mettendo alla prova. Però io credo che sì, penso che hai ragione, ma questo dipende dal fatto che per la prima volta da tanti anni a questa parte l'economia non è più il signore e l'arbitro di tutte le nostre relazioni. Il governo non si occupa più né di finanza né di economia, si sta occupando della salute dei cittadini. Sta cercando di goffamente, ma intensamente recuperare il fatto che tutti i governi precedenti hanno sottratto denaro alla sanità pubblica e che oggi la sanità pubblica si trova alle strette proprio per questo, insomma. E invece questo momento è un momento in cui la sanità è l'argomento principale, è la priorità assoluta. Dunque questo rinsalda anche un rapporto con le direttive. Ecco, io credo che in America hanno un problema a fidarsi delle direttive di uno che gli dice ai medici, la massima autorità americana dice ai medici se non hanno le mascherine di andare con i fazzoletti e con le sciarpe. Quindi, cioè, da noi insomma, le cose stanno messe in maniera migliore e le direttive del governo, insomma, che sono direttive che sono lo Stato Maggiore, diciamo, sono i medici, lo Stato Maggiore è il personale sanitario. Il Consiglio dei Ministri è una specie di cinghia di trasmissione dell'ordine del giorno, insomma, del personale sanitario. Ecco, queste direttive si stanno prendendo piede, si sono radicate, ci sono, insomma, le stiamo applicando. Io, per esempio, appunto, come tanti altri, mi attengo scrupolosamente, anche se sono in una condizione di privilegio, perché sono in campagna e qui, insomma, non mi succede, insomma, non frequento nessuno, sono in un isolamento di a tenuta stagna proprio.
ho anche la possibilità di uscire e mettere il naso fuori di casa perché sto su un campo davanti, quindi ho una situazione di privilegio, ma sento intorno che girano molte meno ruote, le persone si muovono solo per l'indispensabile. Dunque c'è un comportamento civico che è stato assunto dagli italiani sulla base di queste direttive, quindi c'è una nuova, c'è un rapporto di fiducia anche con le istituzioni che non c'era mai stato, insomma, fino a che c'era l'arrembaggio di ognuno si doveva pensare a se stesso, insomma, e al proprio tornaconto. Adesso si pensa in questo stato di eccezione alla salute di tutti. E tutti i lutti che ci capitano e che stanno capitando sono tutti lutti che vengono risentiti come parte della propria comunità. E forse questa, come dicevi all'inizio, può essere anche un'occasione per ripensare il nostro impatto sull'ambiente, una riflessione sui cambiamenti climatici, una riflessione sulla nostra usurpazione del territorio naturale, per tutte quelle battaglie per le quali tu hai dato non soltanto parola, ma la tua stessa vita. E forse questo può essere anche, te lo chiedo sperando che tu mi dica di sì, può essere il momento in cui riscoprire un altro modo di poggiare i piedi sul terreno, cioè a partire da questo che ora ci stavi raccontando, ossia questo riscoprirsi uniti, riscoprirsi più saldi e riscoprirsi anche più fiduciosi. Possiamo cominciare e da dove, se possiamo, cominciare un ripensamento del nostro impatto ambientale? Beh, intanto io penso che questo avviamento che abbiamo appena di queste prime settimane durerà almeno 3 mesi, diciamo, se vogliamo essere ottimisti come sulla scorta dell'esperienza cinese. La Cina in 3-4 mesi ne è venuta fuori. Dunque, siamo appena agli inizi di questo periodo. Non sappiamo come andrà avanti ancora. Quindi è presto per stabilire se questa esperienza sarà un'esperienza fondante di qualcosa che poi potrà prolungarsi dopo lo stato di eccezione o se sarà semplicemente una lunghissima interruzione di servizio e una limitazione, semplicemente una restrizione della propria libertà di movimento. Ecco, non c'è pericolo di crisi della libertà, non siamo in pericolo per la libertà, abbiamo solo una difficoltà e una restrizione necessaria a fare dei movimenti, ma la libertà, che è quella di parola, di espressione, quella non è in discussione. Sul tema della libertà di parola vorrei farti una sollecitazione. In un'intervista ti ho ascoltato pronunciare delle frasi molto interessanti sul meccanismo di traduzione. È come se, appunto, con la tua attività di traduttore, tu avessi sviluppato una precisione maggiore, raccontavi. E cioè il dover infilare in un certo senso a forza una parola da una lingua all'altra ti costringesse a circoscriverne meglio il perimetro e quindi a elaborare delle operazioni con delle griglie estremamente più rigorose, mi verrebbe da dire. In questo senso, come ci si può riconoscere pieni, ebbri della libertà di parola che adesso abbiamo e che forse diamo per scontato? Beh, intanto è una libertà di parola che è data e garantita dalla nostra Costituzione, ma perché sia completa la libertà di parola bisogna che sia libertà di parola ascoltata. Se no, se è una parola semplicemente detta, ma ammutolita o ignorata o addirittura considerata una banalità o una stupidaggine o la si falsifica, insomma, certo, bisogna che la parola venga ascoltata. Questo è il caso per cui certe comunità, pur avendo il diritto di parola, vengono comunque calpestate nei loro diritti e si devono battere in maniera più energica per far valere e far pesare il loro diritto di parola, da Taranto alla Val di Susa, per dire, insomma. La precisione, è vero che tradurre aiuta. E cioè, non so se mi stai continuando a sentire, dunque se tradurre aiuta, perché quando tu vuoi,
Tradurre per ammirazione si intende, eh? Cioè non Chiaro. per meccanicamente come da Google, un traduttore meccanico. Tradurre per ammirazione è qualcosa che vuoi, anche se è stato tradotto, te ne vuoi rimpossessare attraverso una tua traduzione. Ecco, allora quella parola che ti colpisce in quella lingua, tu stai cercando di renderla il più possibile precisa, esatta in italiano. Trasferita in italiano, tradurre vuol dire anche trasportare, anzi esiste proprio questa identità del verbo tradurre, che non è semplicemente fare delle traduzioni da una lingua all'altra, ma si chiama tradurre anche lo spostamento dei detenuti da una prigione all'altra o da una prigione al tribunale. Si chiama istanza di traduzione, si fa la traduzione del detenuto. Ecco. La lingua viene trasportata in questo modo da un posto all'altro. E questo esercizio è un esercizio di rigorosa adesione a quella lingua. Bisogna che ti piaccia proprio quella lingua di partenza. E poi cerchi la parola giusta in italiano. Dico che nella mia attività di scrittore mi ha aiutato a leggere moltissimo e tradurre. E poi ascoltare le storie dei vecchi. Penso infatti alla parola che viene da parabola, che in un certo senso ha a che fare con la comparazione, con il comparare, con il mettere due aspetti vicino. Ogni parola è una parabola, quindi è anche una storia. E in questo senso vorrei chiederti un consiglio, meglio, di girare ai nostri ascoltatori un consiglio. Come approcciarsi alle parole di questi tempi, come approcciarsi alle parole in tempo di quarantena. Cioè, se da una parte abbiamo dei capi di Stato che hanno richiesto l'esclusiva del vaccino, hanno cercato di acquistare l'esclusiva del vaccino, e dall'altra parte ci sono delle persone che rischiano di non accedere neanche ai tamponi perché non glieli passa l'assistenza sanitaria, dall'altra parte ci sono delle tematiche, delle dinamiche estremamente linguistiche che hanno a che fare proprio con la capacità di riuscire a usare le parole come strumenti appunto di ammirazione, come dicevi prima, come strumenti di mirare, come mirare a se stessi. Ecco, in questo momento di solitudine per tanti e di isolamento, che sono due concetti diversi eppure vicini, come usare le parole per prendersi cura di sé? Io credo che ci sia una solitudine ancora più grande in questo momento se in una casa non c'è nessun libro. Quella è una solitudine più profonda. E poi per il fatto semplice che quando tu leggi apprendi e aumenti il tuo vocabolario, diventi più preciso nella tua lingua, hai più possibilità di distinguere la contraffazione di una parola da un uso sbagliato, da un uso propagandistico, da un uso pubblicitario rispetto a quello che effettivamente è. E quindi tu, se hai questa intimità con il linguaggio, se sei un residente nella lingua italiana e non suo cliente occasionale, ecco che non ti riescono a mettere in bocca la parola falsificata, la deformazione della realtà. La sputi quella parola che non corrisponde. Dunque, io credo che questo tempo sia un tempo che si possa in cui si possa scoprire che razza di compagnia ti può tenere un libro, oltre agli effetti benefici secondari, che sono quelli appunto di migliorare il tuo sistema immunitario nei confronti delle balle. Mi vengono in mente le parole di uno scrittore rumeno naturalizzato francese che è Emil Cioran, uno scrittore funesto e meraviglioso, che diceva: un libro deve frugare nelle ferite, anzi deve provocarle. Un libro deve essere un pericolo. Mi viene in mente appunto che la parola pericolo viene da peirao, che significa esperimento. Come può invece un libro accarezzare? Se un libro può ferire, può anche fare qualcosa di più delicato, può entrare nella carne e può allo stesso tempo sollecitarla quasi senza toccarla. Ma un libro è un incontro, anche da questo punto di vista, insomma, gli incontri non si possono raccomandare, avvengono o non avvengono, ma prescrivere degli incontri è buffo, non funziona. Avvengono degli incontri, e
leggi un libro magari che ti capita per le mani in un momento in cui non va bene, quel libro non ti piace, poi dopo magari ti ricapita più tardi e ti piace moltissimo. Sono incontri, anche lo stesso libro è un incontro con una persona differente, perché noi cambiamo, evolviamo, anzi noi cambiamo proprio dal punto di vista biologico, noi siamo cellularmente completamente diversi da quelli che eravamo 20 anni fa. Tutte le nostre cellule sono state cambiate. Dunque sì, il libro è un incontro, funziona, e però insomma non è una medicina. Uno scrittore diceva: io non sono la medicina, non sono la terapia, io sono il dolore. Ecco, ricevi una storia, la mischi con te per quello che ti riguarda, magari ti può far venire in mente o affiorare, mentre la leggi, delle cose di te stesso che non erano ancora emerse con evidenza, non avevano ancora avuto la definizione o l'apparizione o la manifestazione a te stesso, stavano dentro di te però. Un libro te le fa scoprire, ti fa scoprire qualcosa di te stesso, anche se sta parlando di tutt'altro. È misteriosa questo scambio a due, tra uno che scrive da lontano e uno che legge in un altro tempo e in un altro luogo. Qual è l'ultimo libro che ha incontrato? Dunque, adesso sto facendo una scorpacciata di questi tempi. Sto facendo una scorpacciata. Dunque, ho letto un libro di un brasiliano degli anni 50 che si chiama Siccità. È un libro sulla siccità, su una storia del sertão brasiliano quando in un periodo di lunga siccità, anche perché mi è venuto in mente di farlo perché sto traducendo dal libro dei re l'episodio che riguarda la vita del profeta Elia. E Elia interviene al termine di 3 anni di prolungata siccità. E così poi interviene anche in maniera molto brusca dentro quella storia. E dunque sto traducendo lentamente quelle pagine e mi sto incuriosendo proprio di questo antico flagello che è quello della siccità, che provoca carestia, spostamento di uomini e migrazioni. Grazie mille per essere stato con Bello noi, Henry De Luca. È stato piacevolissimo e abbiamo sentito anche in sottofondo uno straordinario scoppiettio da un camino, immagino. come. Sì. C'ho il fuocarello alle spalle, non so se si vede. Bellissimo. Si vede, si vede, si vede. Grazie. Grazie ancora per essere stato con noi, Henry De Luca, davvero. Buon pomeriggio. A Grazie a voi. presto.